Amici di giornalerossoblu.it, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Social Club. Con me, come sempre, Fabrizio Di Leo, nostro opinionista, nonché dirigente dell'Ad Maiora Basket Taranto. Ben ritrovato, Fabrizio. Un caloroso saluto a tutti i nostri ascoltatori affezionati e speriamo momentaneamente solo ascoltatori, in attesa di vederci magari anche in video. Allora, Fabrizio, intanto parliamo di quelle che sono le ultime notizie che abbiamo raccolto come redazione di giornalerossoblu.it. Tra l'altro abbiamo dato anche in esclusiva la possibilità che il presidente Massimo Giuve possa puntare di nuovo su Michele Cazzarò. Ovviamente non c'è nulla di ufficiale, il tecnico Cazzarò non è stato ancora eventualmente contattato. Ovviamente ci sono ancora possibilità che possa essere confermato Michele Panarelli, quindi lo diciamo per completezza dell'informazione, però tra le varie ipotesi che il presidente Giove sta iniziando a fare, ci sta proprio questa di richiamare in panchina Michele Cazzarò, quindi sarebbe una nuova possibilità che verrebbe data a Michele Cazzarò, una notizia che tra l'altro, avendo notizie fondamentalmente delle fonti dirette, possiamo confermare, nonostante varie smentite che hanno tentato di fare da qualche altra parte senza buon esito. Tu come vedi eventualmente questa nuova investitura di Michele Cazzarò? Allora, Cazzarò praticamente meriterebbe sicuramente di fare una stagione iniziando diciamo, dal ritiro estivo, cioè nelle volte scorse ha sempre avuto il ruolo ingrato, secondo me, di subentrare un suo collega e questo ovviamente gli ha comportato delle difficoltà anche di adattamento e soprattutto di prove di schemi e moduli, pur essendo forse un ottimo motivatore, perché poi alla fin fine è riuscito a salvare delle determinate stagioni, pur non centrando mai il risultato massimo, cioè la promozione alla serie superiore. Mentre invece su Panarelli, praticamente Panarelli lo ricordiamo diciamo, molto, molto in senso negativo, ecco, più che altro dopo quella brutta sconfitta della finale di Cerignola del giugno dell'anno scorso, ma anche per Panarelli bisogna mettere e fare questo inciso, cioè anche lui è subentrato sempre a un tecnico che lo ha preceduto, quindi lui ha dovuto continuare un percorso iniziato da da un altro suo collega e anche qui le difficoltà ci sono state e quest'anno si sono anche viste. Però Fabrizio, questo ovviamente come sempre mi trovo a fare, faccio l'avvocato del diavolo diciamo per dare un'informazione più equilibrata. C'è ovviamente chi dice sarebbe sempre l'ennesima minestra riscaldata, sempre i soliti nomi, e comunque Michele Cazzarò, se ti ricordi, ebbe la possibilità di partire dall'inizio nella prima stagione con Zelatore e Bongiovanni, con direttore sportivo Montervino, se ti ricordi, poi Michele Cazzarò venne esonerato, se ti ricordi, venne chiamato Campilongo, però poi venne a sua volta richiamato. Di Panarelli bisogna anche dire che magari questa stagione non è andata bene, però la stagione passata, prima di quella disfatta avvenuta a Cerignola, comunque ha fatto un buon campionato. Tutto questo, diciamo, questa premessa la faccio per arrivare al sondaggio che noi come Giornale Rossoblu stiamo facendo sulla nostra pagina Facebook, dove stiamo mettendo a confronto la possibilità di confermare Panarelli con eventualmente la possibilità di chiamare Cazzarò. Domanda secca, tu su chi punteresti? Allora, realisticamente bisognerebbe, secondo me, puntare cioè quasi certamente su Cazzarò, anche se quest'anno ha avuto praticamente diciamo, una stagione un po' strana lì a Messina. Ma il problema di Cazzarò è che dovrebbe iniziare la stagione dall'inizio, quindi da preparazione estiva compresa, ma facendogli fare anche il calciomercato con gli uomini giusti al posto giusto, da lui ovviamente prescelti per far adottare il suo modulo. Ma a Taranto
realisticamente io credo che forse continuare ancora sulla linea del tecnico ionico o tarantino in questo caso sia un po' rischioso, perché siccome nessuno è profeta in pace, no? Come dicevano gli antichi, credo che a questo punto ci vorrebbe veramente un tecnico scafato che veramente possa portare il Taranto a fargli fare quel salto di qualità che finora ci è stato impedito, almeno nelle ultime stagioni. Senti Fabrizio, ci sono comunque altri nomi che stanno circolando, ti faccio ad esempio il nome di Campana, il nome di Parlato, attuale allenatore del Savoia, ti faccio anche magari qualche altro nome, Calabro per dire, tu su quale allenatore eventualmente ti butteresti, tenendo presente che comunque si parla di Giacomo Marro, si parla di Feola, cioè comunque anche dei nomi più esperti. Allora, tra questi nomi fatti, un allenatore che andrebbe bene con i giovani, ma con giovani forse anche di qualità, potrebbe essere Rosario Campana, che nella sua esperienza lì a Gragnano ha avuto effettivamente dei risultati buoni. Ma il discorso di Taranto è che adesso c'è la necessità di avere sì un tecnico, tra virgolette, di nome, di grido, diciamo, un certo senso, ma che possa coniugare anche l'aspetto tecnico, tattico e di qualità anche dei giocatori che dovrebbero eventualmente far parte di questo discorso. Perché per evitare quello che è successo l'anno scorso, cercare di coniugare questi aspetti e avere un attivino. Quindi, secondo il mio parere, un Giacomo Marro o anche un Feola potrebbero essere buoni. Calabro sì, ma Calabro credo che abbia problemi per quanto riguarda un discorso di progetto a lungo termine, quindi diventa un po' più complicata la situazione. Tra l'altro, in questi giorni si era anche diffusa la voce di un interessamento a un allenatore che si chiama Zichella, che è stato diversi anni nelle giovanili del Torino, però questo a conferma della nostra bontà di informazione e della nostra correttezza di informazione. Abbiamo contattato sia la società del Taranto che lo stesso allenatore, che ci hanno smentito ogni interessamento da questo punto di vista, società che tra l'altro non ha confermato neanche l'eventuale interesse nei confronti dell'attuale direttore sportivo Amodio del Sorrento, però sta filtrando l'indiscrezione che si possa puntare su Vincenzo De Liguori. Anche questa investitura eventualmente come la vedresti? Beh, Vincenzo De Liguori a parte che è stata una bandiera del Taranto, perché ci porta al famoso ricordo della vittoria del campionato con Papagni in panchina, quindi ritorno in serie C1, ma De Liguori ha fatto una grossa esperienza e per il campionato nostro, perché ricordiamo che la nostra dimensione al momento è sempre la Serie D, quindi De Liguori potrebbe andare bene sia per la Serie D sia per un campionato anche superiore, quindi potrebbe andare bene, il mercato lo conosce abbastanza bene. Zichella, io devo essere sincero, questi tecnici che non hanno un pedigree minimo, no? Per un campionato anche di Serie D, lascerebbe spazio e adito a tante polemiche. In questo momento forse servirebbe un nome che potrebbe nuovamente essere da calamita alla piazza, all'ambiente, e soprattutto che possa portare un risultato, diciamo, non di consolazione come sono state le ultime annate, ma un risultato che possa essere, diciamo, concretamente utile per poter fare questo famoso salto di qualità che aspettiamo ormai da più di qualche anno. L'idea di base del presente Giove sembra essere quella di puntare su delle personalità che comunque possano reggere la pressione della piazza, perché in risposta anche no a quello che dicevi tu poc'anzi, l'anno scorso comunque si è puntato su un tecnico vincente d'esperienza, però non è andata bene, Fabrizio. Quanto pensi che più che il pedigree o comunque il curriculum sia importante a cospetto del fatto dell'aspetto psicologico? Perché forse è più importante avere un tecnico che sappia gestire tutta una serie di fattori esterni che invece possono disturbare il cammino da allenatore. Notoriamente i gironi meridionali, o meglio centro-meridionale, dal G in poi,
fanno acquisire ai tecnici una maggiore esperienza anche di gestione delle panchine e delle squadre, perché le piazze che si affrontano in questi gironi, nell'H come nell'I, ma anche nello G stesso, sono delle piazze, sono dei campi che diciamo fanno grossa pressione nei confronti dei tecnici. Quindi un tecnico giovane che alle prime armi probabilmente non riuscirebbe a sopportare una pressione, a tanto si mangia calcio e pane e calcio, come si diceva negli anni scorsi, tutta la settimana. Quindi qualunque cosa si faccia, il tecnico sente questa pressione, inconsciamente la sente, perché non è che esiste effettivamente, però questo fatto di avere tanti occhi addosso in un certo senso lo può anche condizionare nelle formazioni che può scendere in campo la domenica. Io dico che un tecnico esperto, diciamo anche con un certo nome, può superare questo condizionamento se però lo si lascia, diciamo, a mani libere, non venga condizionato da scelte, diciamo, anche sia in campagna acquisti che durante gestione durante l'anno, in maniera tale da poter avere la possibilità di eventualmente ottenere i propri risultati ed eventualmente arrivare fino in fondo. E questo è un tecnico, ecco, ripeto, quei tecnici di cui abbiamo parlato prima, qualcuno di quelli tipo, non so, Giacomarro, ma anche Feola, anche lo stesso Calvo, sono tecnici che andrebbero bene per la piazza di Taranto. Poi bisogna anche coniugare l'aspetto tecnico, l'aspetto economico, l'aspetto organizzativo, insomma, bisogna poi capire tanti altri meccanismi che non abbiamo in questo momento nessun riscontro da poter eventualmente confermare, insomma. Senti Fabrizio, intanto si iniziano anche a circolare i primi nomi che possono essere confermati. Si parla della conferma dei due Manzo, Stefano e Luigi, si parla della conferma di Benvenga, si parla della conferma di Guaita, si parla della conferma di Beppe Genchi, molti under dovrebbero restare. Tu sei d'accordo con questa linea di pensiero che sembra debba avere la società? Sì, io penso che non è tutto da buttare quello che è stato fatto quest'anno, perché comunque ci sono state delle grandi sorprese, soprattutto negli under, perché bisogna anche capire la federazione cosa vorrà fare di questi under. Si parla, si vocifera di eventualmente un blocco delle annualità per gli under, e quindi non è improbabile che qualche under di quest'anno, che non dovrebbe essere più in tale qualifica, potrebbe anche rimanere, insomma, tipo per esempio i 99 che tecnicamente non dovrebbe essere più un under. Però ecco, sostanzialmente la statura squadra potrebbe andare bene, bisogna trovare sicuramente qualcosa in avanti, cioè la nostra pecca rimane sempre quella dell'attacco, che manca quel famoso puntero centravanti, attaccante dall'OPC, insomma, quella è la cosa Qualche nome si fondamentale. sta già iniziando a fare. Uno è, ad esempio, si parla del ritorno di Vittorio Esposito, che abbiamo intervistato nei giorni scorsi. Si parla di Liurni, della Nocerina, si parla di Adio. Matera del Casarano. Poi diciamo che non è un mistero che alla società piaccia Santoro del Gravina. Ovviamente che calciomercato, diciamo, è fantacalcio, però eventualmente tu questi nomi li vedi da Taranto. La maggior parte di questi sono dei giovani, quindi Poi ritorniamo ti sempre al faccio solito anche un altro discorso. nome, Aliperta della Turris, visto che stavi parlando dei giochi. La libertà turistica non è male, ma questo è un vecchio pallino, credo che fosse un vecchio pallino di Panarelli, che lo aveva forse ad Altamura, quindi era un vecchio pallino della società un paio di stagioni fa. Il problema è trovare un attaccante che possa, ripeto, calarsi in questo ambiente, dove c'è tra virgolette una pressione mediatica e di ambiente non indifferente rispetto ad altre piazze, ma che sia comunque, diciamo, scafato, quindi sia impermeabile a questo tipo di pressione, e che possa tranquillamente svolgere il suo, diciamo, possa dare il suo apporto, magari in doppia cifra, cioè non ci possiamo accontentare di un centravanti che va al di sotto della doppia cifra, perché altrimenti significherebbe non poter arrivare da nessuna parte. Quindi sì, un giovane, ma anche qualcuno forse più esperto, bisognerebbe andarlo a trovare. Ce ne sono tanti in giro, bisogna soltanto, secondo me, fare un discorso economico, fondamentalmente. Le prime indiscrezioni parlano comunque di una squadra che debba adottare un modulo, diciamo, lineare 4-4-2, e
e che possa anche rilanciare dei giocatori che in questa stagione non si sono ben espressi, tipo Genchi e magari anche Guaita, e quindi arrivare a prendere anche qualche calciatore che magari si è ben espresso in Serie D in attacco, appunto. Il nome di Santoro è uno dei giocatori che più, diciamo, ha fatto bene in questa stagione, a prescindere ovviamente dagli altri attaccanti che magari hanno fatto anche meglio. Però ci si ipotizza questa coppia Genchi-Santoro che secondo te sarebbe anche tecnicamente ben assortita. Sicuramente sì, Santoro mi ha ben impressionato quando è venuto a Taranto col Gravina in quella famigerata sconfitta per 0-3. Siamo stati un attimino impressionati proprio da questo giovane. Però ripeto, questi sono giocatori che dovrebbero essere, diciamo, come dire, scafati anche per una piazza come Taranto. Sì. Gravina non è Taranto, quindi bisognerebbe appunto metterli alla prova e diciamo, dovrebbe essere una scommessa, sperando che sia una scommessa vincente, ovviamente. Fabrizio, siamo quasi alle battute finali. Diciamo che anche in base alle ultime diciamo, dichiarazioni di Sibilia, presidente della LND, in Serie D non si giocherà più. Cosa succederà secondo te? Ma io, da quello che sto sentendo in questi giorni, la Serie D difficilmente riprenderà perché, pur volendo adottare tutti i protocolli che sono stati ovviamente impostati tra il governo e e la federazione, a livello di Serie D c'è proprio una difficoltà per poter garantire ai tesserati, tutti i tesserati, la possibilità di essere contagiati. Cioè, bisogna essere sicuri che riprendendo non ci sia la possibilità di essere contagiati, e questa responsabilità dovrebbe essere a carico del presidente, quindi del dirigente, del massimo dirigente responsabile della società e dei medici sociali che dovrebbero attestare che non ci siano rischi da questo punto di vista. Ma chi lo fa in questo momento? Come si dovrebbe organizzare? Chiaramente si tratta di dover mettere su un meccanismo anche organizzativo che prevede un esborso economico non differente. Mentre nei grossi centri, o meglio nelle società di serie A, ci sono dei laboratori particolarmente interessanti nei ritiri, nei centri di ritiri dove la squadra, diciamo, prepara la settimana. Ricordo il Milan Lab o qualche altra cosa di di quelle squadre. Il Taranto dovrebbe appoggiarsi, dico il Taranto per dire una società di Serie D, dovrebbe appoggiarsi dove e a quali costi soprattutto, e a quel punto diventerebbe pericoloso anche assumersi una responsabilità penale. Per cui per me la Serie D rimane, diciamo, bloccata, suppongo che sia terminata qui. Chiaramente bisogna utilizzare la meritocrazia, le nuove squadre vincenti di gironi dovrebbero essere sicuramente poi promosse in Serie C, che ne dica Ghirelli. E le squadre che eventualmente non dovessero farcela a sopravvivere nella terza serie dovrebbero essere comunque rimpiazzate, il format dovrà essere comunque garantito, tanto in Serie C quanto in Serie D. Certo, poi ci saranno le possibili ripercussioni con i contenziosi estivi che sicuramente ci saranno, ma quello ce lo dobbiamo aspettare sicuramente, pur non essendo poi molto d'accordo, perché quando c'è un caso del genere, un'evenienza del genere, purtroppo il campionato viene interrotto non per cause particolare, ma è una causa eccezionale e non si può far niente. In caso di forza maggiore purtroppo non si può assolutamente far nulla. Fabrizio, siamo arrivati in chiusura. Nel frattempo ringraziamo tutti coloro che ci stanno seguendo. La nostra testata sta facendo dei numeri importanti in questi giorni, nonostante la pandemia. Anche le nostre trasmissioni sono seguite in maniera incredibile. Davvero non ci aspettavamo questo successo e questi numeri. Il nostro giornale è ormai tra i più eseguiti in città, sul web, nonostante sia in vita da un anno e mezzo, e quindi credo sia giusto ringraziare chi ci segue costantemente. Io devo ringraziare la testata, il giornale Rossoblu, perché mi ha dato la possibilità da oltre un anno e mezzo, sono esattamente 19 mesi che c'è questa mia collaborazione, mi ha dato la possibilità di poter esprimere una libera opinione in un contesto di informazione onesta dal punto di vista anche intellettuale e di informazione sportiva. E questo mi è stato dato questa possibilità e io spero, se dovesse riprendere l'attività calcistica, di poter ritornare anche a scrivere e a parlare esclusivamente di calcio e non di altri argomenti o di amarcord, come purtroppo si sta facendo in questo momento, in cui c'è proprio il vuoto dell'attività agonistica, che ovviamente comincia a essere pesante anche per coloro che sono molto appassionati e attaccati a uno sport bello.
come appunto il calcio, che una volta lo sport più amato dagli italiani e che adesso sta cominciando a prendere una piega un po' diversa e particolare, quasi andando in un dimenticatoio, soprattutto nelle serie inferiori. Quindi mi auguro di poter riprendere a scrivere, e pertanto ringrazio la testata e il suo direttore, ovviamente, che mi dà questa possibilità, pur essendo un semplice opinionista, quindi niente di eccezionale dal punto di vista, diciamo, della sua, diciamo, preparazione, della sua caratura, diciamo, giornalistica, tra virgolette, insomma. E certamente non mancherà l'opinione di Fabrizio Di Leo sulla nostra testata, è sempre benvenuta ed è sempre ben accetta. Tra l'altro sono tanti i lettori che ci contattano, che chiedono sempre la tua opinione. Ti eri temporaneamente fermato per la tua squadra perché c'era un obiettivo importante del tuo ad Maiora, però poi fondamentalmente è successo tutto questo riguardante la pandemia, e quindi anche si sono dovuti chiudere anticipatamente tutti i campionati di basket, sia maschile che femminile, che insomma dilettantistici e via discorrendo. Bene, ringraziamo Fabrizio Di Leo per essere stato con noi, continuate a seguirci, il prossimo appuntamento con Social Club è alla prossima settimana, mentre domenica vi aspetto tutti, come sempre, per Tifo Web a partire dalle ore 20 sulla nostra pagina Facebook. Ciao, alla prossima con Social Club. Grazie, buonasera a tutti i nostri affezionati ascoltatori, ci sentiremo prossimamente, grazie. Thank you.